Eccoci ancora in diretta sulle fonti TV con il nostro advisory update per fare un po' il punto su quelle che sono le spese delle famiglie e delle imprese in avvio di 2022, quelli che sono stati i consumi nell'ultimo periodo per fare un bilancio, per capire se la situazione sta migliorando, nonostante ci siano ancora molti punti interrogativi proprio sul fronte dei prezzi in aumento e non a caso, insomma, parliamo sempre ogni giorno di inflazione che continua a aumentare, soprattutto quella americana, però anche quella in Europa deve essere tenuta sotto controllo. Leggete in sovrimpressione uno degli argomenti che affronteremo in questo nostro approfondimento, recupero livelli pre-pandemia solo nel 2023, perché appunto prima di parlare di un recupero, generale di quindi un ritorno alla normalità da questo punto di vista bisognerà aspettare ancora un po'. Del resto questo ultimo periodo ci ha riportato ancora una situazione preoccupante sul fronte dei contagi da Covid, cosa che magari avevamo cercato o avevamo sperato di abbandonare appunto già da tempo e in generale proprio dal 1 gennaio 2022 ne abbiamo parlato anche in altri blocchi di diretta oggi a causa delle impennate delle materie prime che non è iniziato nel gennaio del 2022, è già stato verificato nel 2021, insomma le bollette dell'energia ricordiamo fanno segnare degli aumenti record. Primo trimestre si arriverà a un più 55% per l'elettricità e un più 41,8% per il gas, anche se nella legge di bilancio, insomma, il governo ha previsto degli interventi, dei bonus per cercare di aiutare le famiglie più in difficoltà, famiglie e ovviamente imprese, perché entrambe non possiamo parlare solo di famiglie. E poi parleremo anche del Super Green Pass, insomma, utilizzato praticamente ovunque e che potrebbe portare effettivamente delle penalità da questo punto di vista. Lavoro e smart work. Insomma, tanti argomenti, tante parole chiave. Ne parleremo con Marco Barbieri, Confcommercio, che ritorna con noi. Marco, buongiorno, ricordiamo segretario generale per quanto riguarda Milano, Monza e Brianza. Eccoci qui, ben trovato Marco. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno, grazie a te Marco. Allora, io ho cercato di fare un sommario abbastanza veloce dei temi di cui vorrei parlare. Intanto è vero quello che leggiamo in sovrimpressione, che per parlare di un recupero dei livelli pre-pandemia, ovviamente da un punto di vista di consumi dovremmo aspettare il 2023? Purtroppo sì, nel senso che eravamo partiti bene, molto bene, con l'estate appena passata, settembre, ottobre, novembre. Avevamo delle stime di grande ripresa in tutti i settori da noi rappresentati, a livello di paese Italia, ma soprattutto di Regione Lombardia e di Milano. Purtroppo poi c'è stata una grossa frenata, diciamo, da milanesi dopo il giorno di Sant'Ambrogio sino ad oggi, che è stato un po' un declino continuo ogni giorno per questo aumento dei contagi, provvedimenti di chiusura, non tanto di chiusura di lockdown delle attività, ma di chiusura di trasferimenti tra paesi. Pensiamo ad esempio all'ordinanza del ministro Speranza che ha imposto dal 16 di dicembre l'obbligo di tampone per coloro che dall'Europa entrano in Italia. Quindi una serie di restrizioni che soprattutto ha colpito il mondo del turismo, la filiera del turismo, alberghi, tour operator, agenzie di viaggio, attività di ristorazione. Noi avevamo stimato per dicembre, ad esempio, una situazione di questo tipo come ufficio studi. Avevamo una stima di incremento del 15% dei consumi nei classici negozi della città di Milano e Lombardi rispetto al 2019-2020. Avevamo una situazione invece ancora di recupero del mondo della somministrazione, bar e ristoranti, un meno 25%, ma teniamo presente che nel 20 e nel 21 noi avevamo una situazione di calo fortissimo dell'80% dei consumi in questo settore e invece avevamo stimato purtroppo un meno 40% ancora rispetto al 2019 sul tema dei viaggi, delle trasferte o comunque delle attività dei tour operator. Ahimè, questi numeri sono peggiorati in quest'ultimo periodo di dicembre e nei primi mesi di gennaio del 22 perché
ovviamente l'aumento di contagi ha peggiorato ulteriormente questa situazione, andando in negativo rispetto alle percentuali che ho detto prima di altri 8-10 punti percentuali. Questi non, diciamo che ce li potevamo evitare tranquillamente, insomma, detto in modo ironico. Bene, non a caso, insomma, proprio nel periodo di Natale, Marco, quando la gente si sposta, si viaggia, appunto l'hai detto anche tu, no? Si esce più a cena, si fanno feste, tutto è stato bloccato, quindi chiaramente il segno meno davanti rispetto a ciò che avevamo messo in conto è abbastanza scontato. Allora ti rubo solo un istante per andare sul nostro calendario macroeconomico, perché sono stati pubblicati i dati sulla produzione industriale italiana, che comunque si inserisce pienamente nel discorso che stiamo facendo, e abbiamo un aumento sia su quella annuale che su quella mensile. Su base annuale abbiamo un aumento, abbiamo una percentuale del 6,3%, partivamo da un 1,9 e gli analisti avevano previsto effettivamente un rialzo ma più limitato, 3,7. Su base mensile 1,9, partivamo da un meno 0,5, gli analisti avevano previsto anche qui un aumento ma più contenuto, 0,5%. Questi dati fanno ben sperare, Marco, ti chiedo un commento, insomma, produzione industriale, non tanto quelli magari su base annuale, perché l'anno scorso eravamo sicuramente messi peggio, ma su base mensile, insomma, quantomeno possiamo tirare un attimo un sospiro, non lo so. Allora, è chiaro che la situazione di oggi non è la situazione di un anno fa. Oggi noi dobbiamo affrontare una situazione di pandemia con uno strumento importantissimo che è quello dei vaccini, e con degli strumenti importanti che permettono di contrastare i contagi e le positività che si stanno diffondendo, cosa che un anno e mezzo fa non avevamo. Tanto è vero che oggi noi non stiamo parlando di lockdown nel senso di chiusure di attività commerciali e di imprese. Purtroppo oggi stiamo parlando di una sorta di lockdown di fatto, nel senso che abbiamo una situazione di apertura totale di tutto, non c'è chiuso nulla se non le povere discoteche fino al 31 di gennaio, che anche qui non si capisce come mai la discoteca fino al 31 di gennaio è stata chiusa, ma vabbè. Però non hanno mai riaperto le discoteche, diciamoci la verità. Diciamo che hanno avuto una situazione di ripresa nel periodo estivo, nel periodo di settembre, ottobre, e poi dopo abbiamo incominciato ancora ad andare in grosse difficoltà, anche se siamo riuscite, tra virgolette, parzialmente a salvarle per la fine dell'anno, dando un'interpretazione che le attività di intrattenimento, che avevano anche una licenza di somministrazione, quantomeno potevano svolgere le attività di ristorazione. Quindi diciamo che c'è stato un parziale salvataggio, non ovviamente definitivo, perché al 31 di gennaio ad oggi sono ancora chiuse. Quindi sicuramente la situazione è una situazione diversa rispetto a quella di un anno fa. Oggi il problema serio non è un problema di quanto il virus sta intaccando la salute della popolazione italiana e la gravità sanitaria. Il problema è che è un virus che comunque è un virus contagioso, è un virus che mette la gente in quarantena, è un virus che ancora contagia gente anche vaccinata, non avendo delle conseguenze sanitarie come un anno e mezzo fa, ma che di fatto impedisce alla gente di muoversi liberamente all'interno di una città, all'interno di un paese, e di conseguenza di svolgere anche quelle attività normali, quali ad esempio lo shopping, i consumi, andare al ristorante e andare al bar. Quindi una situazione certamente meno grave e diversa, dove i provvedimenti giustamente oggi intervengono sul mondo del non vaccinato, no Green Pass, invece chi è vaccinato e chi ha il Green Pass ha la libertà di movimento, però inevitabilmente è una situazione che non possiamo dire di normalità, no, è ancora una situazione di sofferenza. Ecco, allora, secondo titolo che ti propongo, e andiamo anche a vedere, l'hai già anticipato tu, andiamo anche a vedere poi una breve grafica che ci mostra effettivamente quali sono stati i settori più colpiti, probabilmente non sono gli unici, però insomma abbiamo cercato di fare un prospetto abbastanza mirato con quanto hanno perso appunto a
livello di consumi. Marco, se dalla regia siamo pronti, possiamo vedere appunto settori che soffrono più di altri, perché poi insomma tutti soffriamo questa situazione anche a causa dell'incertezza che ancora si respira, insomma, perché poi finché non si tornerà alla normalità viviamo sempre nel domani cosa succederà, è quello un po' il tema. Allora, interi settori KO, servono aiuti, poi mi dici anche insomma che cosa effettivamente si sta chiedendo per questi settori. Allora, vediamo la grafica se possiamo, eccola qui. Allora, ristoranti hanno registrato un meno 27,3%, gli alberghi meno 35%, lo dicevamo, servizi culturali e ricreativi, dove immagino ci siano anche le discoteche che abbiamo già citato, meno 21,5%, trasporti meno 16%, perché poi è chiaro che se ci si muove meno il settore dei trasporti viene penalizzato, abbigliamento e calzature meno 10,5%. Questi sono alcuni dei settori, non so se mi confermi, che sono effettivamente quelli per cui servono in questo momento più aiuti, Marco. Sì, assolutamente sì, come accennavo, il mondo dell'attrattività e quindi il settore del turismo alberghiero e anche dei tour operator è quello più in grossa difficoltà, anche perché ovviamente la gente si muove di meno. Mi ha lasciato su questo tema impressionato un articolo emerso su un giornale due giorni fa, dove i dati dicevano, ad esempio sul caso di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele abbiamo avuto più presenze che di Champs-Élysées a Parigi a settembre, quindi una presenza a settembre ad esempio nella città di Milano in una delle principali attrazioni, la Galleria Vittorio Emanuele, estremamente forte. Se noi andiamo a vedere a distanza di 3 mesi oggi, la Galleria Vittorio Emanuele sta tornando vuota, quindi il tema dei turisti è certamente quello più colpito. Ti do un altro dato. Quando è stata emanata l'ordinanza del ministro Speranza il 16 dicembre, che ha imposto l'obbligo di tampone per il rientro in Italia da parte di soggetti che sono stati all'estero, tour operator mi telefonavano che perdevano 1 milione al giorno di prenotazioni, perché sono fioccate ovviamente le disdette a go go, come si suol dire, ogni giorno. Quindi quel mondo lì è un mondo in grande sofferenza, tanto è vero che stiamo tra virgolette lottando anche insieme al ministro del turismo perché ci sia una proroga della cassa integrazione per questo settore, che è scaduta al 31 di dicembre, e noi diciamo deve essere inevitabilmente prorogata la cassa Covid quantomeno fino al termine ad oggi stabilito dell'emergenza sanitaria, il 31 di marzo, perché sono attività che sostanzialmente lavorano a parametro zero. Ovviamente, come dicevo, l'altro settore a cascata della filiera del turismo in grosse difficoltà è il mondo della ristorazione, dei pubblici esercizi, come i dati che hai appena presentato, perché è una conseguenza di assenza di turismo e una conseguenza anche oggi della ripresa pesante del cosiddetto smart working. Tieni presente ad esempio che a Milano dal lunedì al venerdì la città di Milano raddoppia le proprie presenze residenziali, da 1.400.000 abitanti sfioriamo i 3 milioni. In un'attività di pubblico esercizio la pausa pranzo incide circa per il 25-30% del fatturato annuale di un bar, tavola calda, tavola fredda. È chiaro quindi che se noi sommiamo l'assenza di turisti, l'assenza di presenza di lavoratori, i fatidici pendolari ad esempio che arrivano a Milano, abbiamo quei dati di un meno 25% dei ristoranti, che secondo me oggi è anche molto di più. Il nostro ufficio studi stabilisce un meno 30%, meno 35%. Ma figuriamo. Allora effettivamente poi questi probabilmente sono anche numeri di partenza. Adesso li rivedremo tra poco, ma insomma poi è chiaro che se la situazione resta così possono solo che peggiorare, no? Quindi diventare ancora più ampie, e tu ce l'hai già detto, quindi probabilmente siamo già al meno 30%, quindi smart working indubbiamente, soprattutto sulle grandi città, va a impattare direttamente su quelle che sono le presenze, le consumazioni, appunto la pausa pranzo, ma poi al di là della presenza più limitata di persone, perché molte lavorano da casa, sai Marco, molti magari
non vanno neanche a mangiare al bar, al ristorante, se lo, si portano cibo da casa perché hanno paura, dicono, piuttosto mangio quello che porto in ufficio. No? Ma, infatti i tre fattori in questo momento che stanno incidendo, diciamo, pesantemente sul tema della cosiddette grandi città vuote sono: uno, come abbiamo detto, il tema del turismo; secondo, una ripresa dello smart working che sta tornando ai livelli di un anno e mezzo fa; e il terzo aspetto è il discorso dei contagi. Purtroppo il contagiato ad oggi, tranne quelli che hanno la terza dose, devono starsene in quarantena; se in più sommiamo anche i positivi, che ovviamente devono stare in isolamento, ecco, quello che posso dire è: speriamo che quanto prima la disposizione del decreto legge del 30 di dicembre, cioè che esenta dalla quarantena le terze dosi, incomincia ad applicarsi il prima possibile, perché poi c'è un problema di disallineamento tra l'aspetto normativo e l'aspetto procedurale. La procedura della terza dose, prima era possibile prenotarsi a distanza di 6 mesi dal secondo ciclo vaccinale o dall'infezione, poi l'hanno ridotta a 5 mesi, poi l'hanno ridotta a 4 mesi. Il problema è che i programmi di prenotazione non ti permettono di anticipare la prenotazione che avevi fatto allora. Quindi il paradosso qual è? Che abbiamo oggi un decreto legge che ti dice: con la terza dose tu non stai in quarantena se sei a contatto stretto con un contagiato, ma di fatto ci stai perché la terza dose non sei ancora riuscita a farla, perché il programma non ti ha permesso di anticipare. Certo. Quindi speriamo che nel breve periodo, ad esempio dal 18 di gennaio in Lombardia, si possano anticipare le prenotazioni. Ecco, poi sullo smart working, lo hai già detto forse tu prima, hai sentito che il ministro Speranza ha augurato buon lavoro e smart working a tutti, cioè diciamo che in questo momento si sta caldeggiando un po' il ricorso proprio allo strumento del lavoro da remoto, con tutto ciò che questo comporta, insomma, perché poi ci sono anche altre problematiche. Permettimi di dire una cosa, io dico che il ministro Speranza giustamente fa bene il ministro, io dico che lo smart working è fattibile ed è possibile per determinate mansioni. Un barista, una commessa in smart working non può starci, chiude, così, punto. Così come uno chef in smart working non può starci. E poi, d'accordo, il tema dello smart working, noi abbiamo sempre detto che un nuovo modello organizzativo, ma che non può essere portato all'eccesso ed estremizzato, anche perché io, piuttosto che augurare un buon smart working, io augurerei un buon lavoro in presenza e in sicurezza. Quello sarebbe il top, ma ancora non ci siamo arrivati, lo dico anche con una punta di ironia. Allora, Marco, altro tema, appunto l'utilizzo del Super Green Pass ovunque praticamente, tranne che al supermercato, in farmacia, dal dottore, cioè chiaramente laddove non si può impedire alle persone di andare, no? Cosa ne pensi? Anche per prendere i mezzi di qualsiasi tipo adesso serve il Super Green Pass. Abbiamo visto che uno dei settori più colpiti è quello dei trasporti, ma insomma, tu sei d'accordo con questo? Cioè, anche per prendere la metropolitana c'è continuamente io la prendo tutti i giorni, c'è continuamente l'avviso che dice utilizzo del Super Green Pass per i vaccinati, cioè l'accesso è solo con Super Green Pass, quindi vaccinati e guariti. Questo è chi non... Allora, il concetto è questo: come ti dicevo prima, un anno fa discutevamo su un lockdown di chiusura delle attività, oggi si sta giustamente intervenendo, incentivando, con l'unico strumento che ci permette di tornare a una normalità, e cioè i vaccini. Quindi il punto serio è che oggi si sta intervenendo correttamente su coloro che non sono vaccinati. Quindi coloro che sono vaccinati, che hanno il Green Pass, tranquillamente fanno ciò che vogliono. Anche su un potenziale zona arancione della Lombardia di settimana prossima, di fatto per un vaccinato non cambia assolutamente nulla. Anzi, non di fatto, di diritto, nel senso che non cambia assolutamente nulla. Sì. Alle attività commerciali viene chiesto di controllare un Green Pass base. Abbiamo visto che non è una complicazione organizzativa tremenda, semplicemente si scarica l'app, e così come i vari ristoranti, e non solo, lo stanno facendo da mesi, lo faranno anche i negozi, che hanno tutto l'interesse che la gente che gli entra nel negozio non sia positiva, non sia contagiata. Perché poi ti do un altro dato: settimana scorsa a Milano, per effetto di contagi di positivi, noi avevamo oltre il 10% delle attività commerciali chiuse. Perché?
commesse, titolari, contagiati, positivi, e di fatto non puoi aprire il negozio. Certo. Allora io dico, piuttosto che rischiare di avere situazioni di questo genere che vanno ad inficiare la salute pubblica e nello stesso tempo vanno ad inficiare anche la tua attività, nel senso che se hai la commessa positiva, tu titolare sei positivo, non puoi aprire l'attività, ben venga che ci sia il controllo del Green Pass, ben venga che la gente si vaccini e quantomeno riduciamo questo tipo di rischio. Ah no, certo, ma infatti guarda, altra cosa, camminando per le strade, anch'io faccio riferimento alla città di Milano, ma credo che tutti se ne rendano conto in base alla città dove vivono, vedo ogni tanto dei negozi, bar, ristoranti chiusi, che di solito sono aperti evidentemente per questo motivo, perché se c'è anche solo un positivo poi si deve chiudere per rispettare la quarantena, per sanificare, insomma, quindi anche tutte queste cose bisogna metterle in conto. Ti leggo questa domanda che ci fa Roberto, che non è, allora, non è a monte sbagliata, però chiaramente poi ci sono tanti altri aspetti che sono quelli che abbiamo già considerato. Roberto dice: perché gli alberghi, per esempio, non fanno sconti del 50% ai clienti e lo Stato, fermo restando che qui dovrebbe intervenire lo Stato, rifonde loro la differenza solo a fronte di prenotazioni confermate, invece di mandare soldi a random? È la domanda, sono d'accordo, gli risponderei a Roberto, sì. Lo Stato da 15 giorni ancora non ci sta dicendo se proroga la cassa integrazione per i dipendenti degli alberghi, figuriamoci se ci dà i soldi per il 50%, sarebbe molto positivo innanzitutto ragionare non su contributi a pioggia ma su contributi specifici, ma come al solito leggiamo agenzie e giornali su ulteriore scostamento di bilancio, una legge di bilancio appena approvato. Come al solito siamo in balia del soldo e del denaro, dove i soldi ci sono le cose si fanno, dove non ci sono non si possono fare. No appunto, ma poi comunque sì, questa è una buona idea, fermo restando che deve intervenire lo Stato come ho detto, ma poi se poi c'è tutto il tema, non puoi arrivare nel nostro paese perché devi farti il tampone, perché i contagi, perché qua e perché là la quarantena, insomma non so quanto poi una soluzione del genere potrebbe risolvere il problema, forse ecco, non dobbiamo pretendere che si risolva in toto, ma però sarebbe un piccolo passo effettivamente questo. Ma dal nostro punto di vista bisogna ragionare molto di più sulla logica vaccino, e chi ha fatto un vaccino ciclo completo oggettivamente, scientificamente, ci sono dati che dicono che trasmetti meno contagio e sei meno contagiabile, piuttosto che questa continua corsa ai tamponi, tamponi, tamponi. Probabilmente, ad esempio, quell'ordinanza del ministro Speranza sul dire tampone per chi rientra in Italia, per un vaccinato, se continuiamo a dire che il vaccinato con ciclo completo è a posto, quel tampone lì è solo un disincentivo ad andare all'estero, a tornare in Italia, e non ha troppo senso. No, assolutamente. Senti Marco, in ultima battuta, magari rivedendo anche, chiedo alla regia la grafica con i settori più colpiti, eccoli qua, così vediamo anche a che punto siamo, che poi peraltro sono anche cifre in difetto a questo punto, perché ogni giorno che passa Marco Barbieri ci ha confermato che le stime purtroppo aumentano in negativo, ovviamente, no? Per esempio per la ristorazione noi abbiamo un meno 27,3, ma dovremmo essere già almeno 30. Ti do un altro dato, sì. Sai che in Lombardia, come in tutta Italia, in alcune regioni partite prima, il 5 di gennaio sono partite ad esempio i saldi. Ecco, il mondo dell'abbigliamento e delle calzature, quando è partito i saldi, il 5 di gennaio a Milano abbiamo avuto un più 10% di consumi rispetto all'anno precedente. Già il weekend appena passato siamo crollati a picco, ecco. Quindi ben oltre quel meno 10-5%. Figuriamoci. E siamo in periodo di saldi. Appunto. Io non ci sono ancora andata per saldi, non per un tema, però vedi, alla fine per una cosa o per l'altra poi magari si sfrutta meno questo momento. Però mi raccomando, e ti posso garantire che io sono una che va per saldi, come insomma quasi tutte le donne, quindi ci andrò assolutamente. E questo tu mi hai già, ti stavo proprio chiedendo se appunto rispetto solo a poche settimane fa, però mi hai già risposto in realtà, appuntato la stima. Il tema del mese di dicembre, come ti ho detto prima, il Natale è stato un Natale positivo in termini di consumi, non possiamo dire che c'è stata una negatività. Abbiamo avuto però una situazione di grande discesa, come ti dicevo, a Milano lo identifico da Sant'Ambrogio in poi,
Natale ha tenuto e poi c'è stato un po' una debacle tra fine dell'anno e primi di gennaio. Ecco, i saldi, il 5, sono andati decentemente rispetto all'anno precedente, che ovviamente era stato un anno abbastanza disastroso, ma adesso siamo in grossissime difficoltà. Ti lancio solo una provocazione in chiusura, ma tanto lo sai perfettamente anche tu, però chi ci segue potrebbe dire, sì, saldi, mica saldi, abbigliamento, calzature, mi piacerebbe andare a rifarmi un po' il guardaroba, però se devo poi pagare le bollette della luce e del gas che sono alle stelle, non posso andare per saldi. Insomma, è un po' tutto collegato, ripeto, piccola provocazione, ma Giustissimo, giustissimo, hai perfettamente ragione. Insomma, figuriamoci che si sa che quando non si riescono a pagare neanche le bollette della luce e del gas, perché si preferisce magari pagare il mutuo, giustamente, no? Se si ha un mutuo, si sta senza luce, senza gas, cioè di cosa stiamo parlando? Però, Ma insomma. infatti mi sembra che sul tema anche energia, gas, il governo stia intervenendo, Sì. appunto, il ministro Giorgetti si è intervenuto e stia intervenendo. Anche l'assessore regionale Guidesi, come si suol dire, molto sul pezzo, è una tematica di politica nazionale, direi anche internazionale, che inevitabilmente però incide sulle tasche degli italiani in modo Eh pesante. sì, va bene. Marco Barbieri, come sempre, sai che noi ci sentiamo regolarmente per fare questi bilanci, quindi io ti ringrazio naturalmente. Confcommercio, segretario Monza, Brianza, Milano e Lodi, per averci dato comunque un quadro super preciso come sempre. Buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie, buona giornata.